con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo in clausura, affacciati al chiostro del convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo. Vedete in sovraimpressione questo indirizzo di posta elettronica dove inviare le vostre testimonianze. Abbiamo il nostro, ovvero il vostro libro delle testimonianze, i racconti di un minuto con Padre Pio, che ci danno l'opportunità di condividere tutte le storie, storie di guarigione, storie di conversione, tutte che hanno un unico punto di riferimento, come quello di Padre Pio da Pietrelcina, la sua intercessione, come ad esempio ha fatto Claudia. Aveva 11 anni il 23 settembre del 1968 e all'ora di pranzo il TG diede la notizia della morte di Padre Pio. Scrive Claudia che mamma scoppiò in lacrime e si mise a piangere. Mio padre, guardandola, cominciò a dire una serie di parolacce perché non aveva mai creduto nel frate di Pietrelcina. Mio padre era malato di tubercolosi da anni, premetto che eravamo diversi fratelli, ma nessuno per vari discorsi se ne voleva prendere cura. Nel 1991, avendo davanti, scrive Claudia, l'esempio di Madre Teresa di Calcutta, che poi nel 95 andai anche a conoscere, a trovare nella sua casa madre in India e nei vari centri di accoglienza da lei fondati, tant'è vero che feci nel 97 anche la volontaria a Calcutta tra i malati di tubercolosi, mi convinsi che se avessi accudito papà con amore non mi sarei mai ammalata di tubercolosi, anche se la paura per mio figlio e mio marito c'era sempre. Papà fu ricoverato in sanatorio, scrive Claudia, a Galliera, provincia di Padova, per cure, e ci rimase per circa 6 mesi. Una sera mi racconta che un frate era entrato nella sua stanza per chiedergli se volesse fare la Santa Comunione, ma mio padre, essendo duro di carattere, lo mandò via malamente. Ogni tanto però tentavo con cautela di tornare su quell'argomento per fargli accettare la visita di quel frate, ma lui continuava a bestemmiare soltanto all'idea che un frate potesse fargli la comunione. Una sera, durante la mia solita visita, però, papà mi racconta che non aveva più visto passare quel frate nella sua stanza e voleva incontrarlo, voleva parlarci, magari fare anche la Santa Comunione, se si fosse però ripresentato. Immediatamente, scrive Claudia, andai ad informarmi dal personale sugli orari che faceva questo frate nel reparto, ma gli operatori sanitari mi risposero che non c'era nessun frate che si occupava di queste visite ai malati, anzi c'era un prete che raramente si presentava in ospedale. Ero delusa perché volevo approfittare della volontà che aveva mio padre in quel momento. Non pensavo a nulla in quel momento, non pensavo a qualcosa di straordinario. Il giorno seguente però decisi di far digiuno, pane ed acqua, con la convinzione di chiedere una grazia. Volevo che quel frate tornasse da papà. Mi misi a pregare con fervore. La sera, durante la mia consueta visita, papà mi racconta che quel frate era tornato. Aveva parlato con lui, aveva fatto anche la comunione e gli aveva dato anche la benedizione. Mentre raccontava tutto questo, io avevo i brividi, ero emozionata. Mi ha detto che erano passati 40 anni dall'ultima volta che aveva fatto la comunione ed era entrato in chiesa. Andando via, incontrai un infermiere di turno per chiedere notizie di questo frate. Volevo ringraziarlo personalmente, ma nessuno mi dava risposta, nessuno sapeva niente, nessuno aveva visto questo frate. Dopo questo incontro con frate e con l'Eucaristia, papà era cambiato, era più sereno. Dalla sua bocca non uscì più una parola fuori posto, né una parolaccia, né tantomeno una bestemmia. Nulla. Papà era diventato un'altra persona. Dopo pochi mesi dal suo rientro a casa, raggiunse mamma in cielo. Però dalla descrizione che mi fece papà, non posso non pensare che quel frate eri proprio tu, scrive Claudia. Eri proprio tu, caro Padre Pio. Voglio dirti grazie, grazie caro Padre Pio da parte mia, da parte di mio marito che ora non c'è più, è in paradiso, ma che qui sulla terra era devotissimo a te e non mancava anno che non venisse a salutarti.
Con affetto, Claudia.